che ci porta a contatto con il mondo? Perché noi siamo corpo. Cos'è che ci mette a contatto col mondo? Il corpo. Poi ci sono le emozioni, i pensieri, dopo, tutto dopo. Il nostro corpo è quello, infatti, quando noi stiamo male e ci fa male una cosa, se per esempio tu hai le scarpe strette col callo, no? Il tuo qui ed ora è il callo, cioè non riesci a non pensare a quella cosa lì, perché il corpo è la cosa che è più presente in assoluto. Oppure in un momento di fame, tu non è che ti metti a pensare io in passato ho fatto, tu c'hai fame, cioè è un bisogno talmente forte, talmente primario, che viene in figura prima degli altri. Difatti la gente quando c'ha fame ruba, perché la fame è una cosa che non ti fa pensare giusto o sbagliato, chi se ne frega. Io ho fame, vedo una bistecca e meraviglio, come fanno gli animali. Oh, quindi il nostro qui ed ora è principalmente corporeo. Ok? Chiaro fino a qua? Poi sopraggiungono le altre cose. Quindi io sto nel ristorante insieme ad Antonio e stiamo mangiando. Quindi io sento il contatto con la forchetta, c'ho un bellissimo piatto di ravioli, sento il contatto con i ravioli e ti guardo e sento il contatto con il tuo sguardo. Se questo non avviene, cioè se io mentre mangio i ravioli e tu mi parli e mi guardi, oppure stai zitto e mi guardi e basta, io sto pensando che anni fa mi è successo questo e quello, io non sono in contatto. E che cosa dà il non contatto? Frustrazione a noi e agli altri. C'è un tipo di persone che hanno un certo particolare disturbo, che non vi nominerò per non aprirvi altri files, però hanno come problema che vengono in terapia, no? Con dei problemi, possono venire anche dal counselor, no? Con questi problemi. Dici, io sento che è un senso di vuoto, cioè esco e... è capitato mai di sentire le persone dicono questa cosa? A me l'hanno detto in tanti. Esco, sì, la serata sto là con gli amici, l'aperitivo, il bar, la cosa, poi torno a casa e mi sento come se... non lo so, come se non avessi vissuto, c'è proprio una sensazione di vuoto. Io ho avuto tanti pazienti con questo tipo di richiesta, di lamentela, no? Perché? Perché quello esce e non sta nel qui ed ora, quello sta nel lì e allora della testa sua che gli dice delle cose. Quindi il suo corpo si trascina in delle attività e lui non ci sta lì, sta da un'altra parte. Allora in quel caso che succede? Che qualcosa di pressante lo sta chiedendo, gli sta chiedendo di contattare e non la contatta. Quindi questa cosa pressante continua a pressarlo in tutte le cose che fa. Allora noi che cosa facciamo? Noi vi consigliamo di smettere di fare delle cose, fermarsi, stare al vuoto e vedere cosa succede. Perché magari quella cosa lì è importante che la contatti. Poi ci sono persone che ce l'hanno proprio come struttura questa modalità, cioè evitano il contatto col qui ed ora e dopo un po' questo dà frustrazione. Ok? Il qui ed ora è l'unico modo per non perdere la vita, per non lasciare che la vita vada via senza che l'abbiamo vissuta. Perdi il presente. Sì, il presente tra l'altro è l'unica cosa di cui abbiamo assoluta certezza.